tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Oggi Elissa non c'è perché ho deciso che lei non ci sarà più nei nostri video. Da oggi ci saremo solo io e Via. Perciò il canale non si chiamerà più Silvia & Kids, ma Silvia e Via, ok? Siete d'accordo? No! Ma sei tornata? Sì. Ma non avevi detto che non volevi più fare video? No! Vieni qui! No! Ma cosa ci sarà dentro questo paccone? Vi ricordate qualche giorno fa, nel video in cui cambiavamo la nostra Reborn, vi avevamo detto che volevamo darle un fratellino e una sorellina? Dentro questa scatola ci sarà un fratellino o una sorellina per la nostra Reborn Aria. Ce la siamo fatta fare da Marika, un'artista Reborner che ha la pagina Facebook che si chiama Il Nostro Nido Reborn. Vi lascio il link in descrizione. Allora, sono curiosissima di vedere com'è. Tu sei curiosa? Sì. Spostiamo via. Spostiamo la nostra piccolina. Via. È inutile che tu mi prendi. Intanto apriamo la carta. Alissa, sono emozionatissima. È come se sta per nascere un bambino. Ma cosa ti sei messo sulla guancia? Un unicorno. Ok. Ok, siamo pronti. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sali su. Sali su così sbirci. Siamo pronti a sbirciare. Ok ragazzi, guardate che bella questa scatola. Qui troviamo il bigliettino, il nostro nido Reborn. Andate a vedere la pagina Facebook. E ora siamo pronte a scoprirla. Ok, siamo pronte a scoprire. Oh, beh, è chiusa. Aumentiamo l'attesa. Allora, apriamo prima questi pacchettini. Apriamo questo, vai Alissa. Unboxing. C'è la cucina. Non vedo l'ora. Cosa? Che cosa hai trovato? Il bavaglino. Il bavaglino, che dolce! Due bavaglini, anzi. Oh, sì. Un altro pacchettino? Sì. Chissà che cosa ci sarà. Votiamo, per me c'è il body. Vediamo. Per me c'è il body. Sì. Wow, di Topolino! Ma sono dei body, avevi ragione, ma sei una sensitiva. C'è scritto io amo papà. Cosa c'è? C'è sempre Topolino. Sarà un maschietto o una femminuccia? Una femminuccia. Dici una femminuccia? Sì. Ora lo scopriamo, sarà una sorpresa. Vediamo un po' se la tutina sarà da maschietto o da femminuccia. Tu vorresti una sorellina per Aria? Almeno le femmine vanno d'accordo. Perché tu non vai d'accordo con Daniel? Sì, vado d'accordo. Ma che bello! Ma che bello! Ma è una zebrina! E poi sono finiti i pacchetti? Ma cosa c'è ancora? Aspetta, ma scusa Alissa, ci siamo sbagliati. Non abbiamo ordinato una bambola. Abbiamo ordinato un elefante! Ma quindi questi vestitini sono per l'elefante? Ma no, forse è un giocattolo per lei. Non ci credo, addirittura un giocattolo. Ha trovato il ciuccio e una cosa, anche la stellina. Mamma mia, ma questa bambolina ha tantissime cose. Apriamoli così li vediamo bene. Questa volta io forse sono più curiosa di te. No, io. Allora, questo ciuccio ovviamente dietro non ha un vero ciuccio perché è magnetico. Però guardate, ha anche... Qui davanti non ha la calamita dura, ha come del cotone morbido, così non si rovina la bocca della bambola. E poi questo è il portaciuccio, a forma di stellina. Oh, che bello! Ma quanti vestitini! Ma Marika è stata troppo dolce a metterci tutte queste cosine dentro! Pantaloncini e magliettina con la giraffa, fammela vedere da vicino perché è troppo bella. Okay. C'è qualcos'altro? Sì, c'è un pacchettino. Un altro pacchettino. Cos'è? Il pannolino, i calzini. Beh, wow, wow,
che carini i calzini dei panda! Sono sicura che vorresti tornare piccola per poterteli mettere, eh? Sì. Qui c'è il pannolino, certo, per il bebè. E poi il biberon! Ma è un biberon vero? Sì, te lo guarda. No, che dolce. C'è anche il tappo. C'è una lettera. C'è una lettera. Apriamola. È il certificato di nascita. Allora, data di nascita 22 marzo 2019, ora della nascita 9,50, peso 2,6 kg, lunga 56 cm, ma è grande! Il suo nome è Emily. Guarda, ci sono anche le sue impronte. Sei pronta a conoscerla? Tirala fuori delicatamente con la sua copertina e mettila sul tavolo. Iniziamo dai piedini. Wow! Ma che scarpette ha? Togliamogli un attimino le scarpine. Wow, che piedini dolci! Ma sono fatti benissimo! È vero! Sono anche morbidi! Sono morbidissimi! Ok, rimettiamo io la scarpina, va? Le metto io. Io sono la sua mammina, però. Va bene. Io sono la sua zia. Ah, io sono la zia? Ah, beh, per fortuna, almeno non sono la nonna. Sì. Ah, sono la nonna? Sì. Che bel vestito. Ma è vestito da Minnie? Sì, le perché manine. È tutto a tema Minnie, perché ti ricordi il suo la sua canotterina? Vero, tutto di Mickey Mouse. Infatti ho la gonnellina di Minnie. Abbiamo aperto le manine. Guardiamo le manine come sono fatte. Sono fatte benissimo. Wow, guardate le unghie come sono fatte bene. Wow. Non si vede ancora bene. Apriamo. Però io lo vedo un po'. Ed è bellissimo. Guardate la faccia. Oh, sta dormendo. Ma no, il cappellino con le orecchie. Mamma mia, che bello. Mamma, è pesante. Ah sì. E ora li proviamo al ciuccio. Sembra veramente vero. Ti piace? Sì. Mettiamola vicino alla sua sorellina. Vediamo chi è più grande. È più grande Emily, molto più grande. Sì. Ora gli togliamo le scarpe perché visto che dorme, per dormire non si usano le scarpine. Vediamo queste cosciottine. Sei contenta, Lissa? Sì. Ecco qua. Oh, che dolce. Ora mi metto insieme a lei a dormire. E beh, una bambina piccola deve stare anche con la sua mammina. Sì. Buonanotte a tutti. Beh, Alissa si sta addormentando. Emily già dorme. Beh ragazzi, questa è la nostra piccola Emily. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi lascio tutte le info in descrizione. Nel prossimo video le cambieremo la tutina. Intanto noi vi salutiamo. Ciao.